Ciao ragazzi, ciao ragazze, top. Bene, allora abbiamo deciso di andare a fare un giro a San Marino e adesso siamo a 15 km, quindi 26 minuti mancano. Sì, così dice il navigator. Tu ci sei mai stato a San Marino? No. Ecco, io sono curiosissima, voglio vedere appunto e niente. Vi faccio il vlog a San Marino. Una curiosità che ho proprio, non lo so, boh. So che costano le cose, non c'è l'IVA, mi sembra, non lo so. Voglio vedere un attimino le cose. So che lì sono molto famosi per avere i profumi e vabbè, altre cose che non so dire prima che mi si blocca il video. E tanto a me non interessa, no? E vediamo com'è San Marino, che così così vediamo un posto diverso, giriamo un po' tutto e si vedono posti nuovi, insomma. E mi scuso se c'è il rumore del vento, ma fa caldo, non riesco proprio a tenerlo sul finestrino. Qua adoro le trecce, sono piola, guardate dal sole. Adoro. Questa stradina per andare a San Marino è tutta un po' in salita. Un po' strana. Ecco, qua ho tolto l'audio perché c'era veramente troppo rumore di vento e stavo dicendo che San Marino si trova in pianura. C'è la cucina della nonna. Cucina della nonna. Sì, sperdute. C'è qua un vecchio aereo abbandonato, è molto vecchio tra l'altro. Ah, questo qua è il museo dell'aviazione, Ah, ecco ecco perché. perché. Quindi a chi interessa, qui a San Marino c'è il museo Resta dell'aviazione. su di bancare. Eh? Restava su con i bancari. Benvenuti nell'antica terra della libertà. Bello, suona bene. Tra 500 metri, mantieni la destra per restare Siamo su via 3 a Dogana. settembre. Ecco, qua siamo già a San Marino. Eccoli, le tre torri di San Marino. E la terza deve essere là, eccola là. Allora, vedete qua giù c'è Valle, adesso stiamo andando. Perché è in alto San Marino. Stiamo andando proprio nel centro storico dove ci sono tutti i negozi.
e dove ci sono anche i musei di vampiri, queste cose qua. È molto molto per loro San Marino, è molto carina questa cosa. Ah, qua c'è il vigile in giallo. San Marino non è di là. Non lo so. Aspetta un attimo. Chiedi. Da qui si dovrebbe rivedere una panoramica. Guardate. Più o meno. Dove bisogna andare? Su due macchine. Di qui? Ah, si scende? C'è una discesa. Abbiamo chiesto al vigile in giallo. Ah, ecco, c'è un'altra salita là. Questa qua? Penso di sì. Sì, qui, vai. Parcheggi. È giusto. È perché il centro storico di San Marino è in mezzo là. Allora, qua ci troviamo dove c'è la funivia che porta praticamente su in alto proprio. Prego, siamo lì felici. Qui? Gabri, mami. Là. No, dai, la funivia sta appunto arrivando. Ecco la funivia che sta arrivando, da qui si ferma lassù. E là sopra ci sono tutti i negozietti, centro storico, insomma, un po' tutto. Bene, vi chiedete come mai è finito così all'improvviso questo video, però siccome io avevo pensato, ho detto vabbè, siccome non andiamo più a San Marino, lo continuerò, poi occasioni di andare a San Marino non ce ne sono state. Adesso men che meno, e mi dispiaceva buttare via questo video, onestamente. Però qualcosa ho vloggato, spero che vi sia piaciuto, cioè un mini vlog. Però mi è piaciuta tantissimo e vi dico che comunque se non siete mai andati a San Marino andateci, perché anche se non sono salita su, nel centro, già giù dove c'è la funivia praticamente si possono fare degli affari pazzeschi, ovvero tipo le cose di merchandising di Harry Potter o qualcos'altro, insomma una cosa piuttosto che un'altra. E lì costa veramente la metà che qua, e sono prodotti ufficiali, non è che sono cose taroccate o quant'altro. Anche, avete presente quelle fatine che aveva fatto il vlog, mi sembra che l'abbiamo fatto sul canale di coppia o sul mio, no, vi ridi, al canale di coppia vi avevamo fatto vedere quelle fate bellissime che costano sui 150-200 euro. Ecco, quella col lupo, quella magari con le ali, insomma, quelle stupende, che quelle le voglio collezionare, anche quelle. Praticamente lì a San Marino, quelle lì grosse, costano sui 60 euro, cioè è pazzesco. Io ci volevo assolutamente tornare, infatti abbiamo anche prenotato l'albergo, poi abbiamo disdetto perché non potevamo più andarci, perché avevamo altre cose da fare. E una cosa e l'altra, ho detto vabbè, siccome non so quando vado, carico questo video e quando poi dopo vado a San Marino rifaccio un altro vlog alla fine, perché è così, cioè se no dovevo buttarlo e mi dispiaceva sinceramente. Poi così almeno avete un vlog da vedere stasera, perché effettivamente non sto facendo molti video ultimamente. Vi chiedo scusa a chi comunque aspetta con tanto affetto i miei video. Però davvero, anche se non sembra, sono davvero presa a fare mille cose, a pensare, anche perché sarà stupido, però io aspetto il giorno del mio matrimonio proprio come se fosse il sogno più grande. Vabbè, il sogno più grande è avere anche dei bambini ovviamente, però il giorno del matrimonio è anche uno dei miei sogni più grandi. E praticamente sto apportando alcune modifiche al vestito e sono così gentili quelli dell'atelier che mi hanno detto sì va bene, possiamo fare tutte le modifiche che vuoi, e quindi sono super entusiasta di questa cosa e sono, non vedo l'ora veramente di poterlo indossare. Per tutte le persone che dicono ma dove te lo tieni il vestito da sposa, ragazzi, io dico molto tranquillamente, il vestito da sposa finché non è il giorno del matrimonio penso che lo consegnino qualche giorno prima,
lo tengono in atelier, perché comunque ci sono sempre le prove da fare, se c'è qualche modifica da portare, cioè da che mondo è mondo, è sempre stato e sempre sarà così, voglio dire, non è che io mo tengo un armadio e prendo, lo porto in atelier se devo fare le modifiche, no, non funziona così. E niente, domani c'è il secondo giorno di corso prematrimoniale. Sono molto contenta, non so fare il wedding vlog, perché non è che ogni volta faccio il wedding vlog, magari faccio giusto un instant stories così e basta. E niente, io spero che questo vlog vi sia piaciuto. Vi invito anche a visitare l'aeronautica militare, il museo, perché è veramente molto molto interessante. Ci sono un sacco di cose da fare a San Marino. Ci sono anche i musei dell'orrore, proprio, no, io devo proprio tornarci, saranno 2-3 giorni a San Marino. Comunque, ragazzuoli belli, io vi mando un bacione. Se vi è piaciuto il video, vi mettete mi piace, mi raccomando. Tanto so che non lo farete, ma dettagli. Iscrivetevi al canale, anche a quello di Coppio Davide Chiara Channel e al canale Chiara D'Alessandro ASMR. Ciao e alla prossima. Bacioni.